Bene, buonasera a tutti. Questa sera sarà una serata un po' particolare. Non seguiremo i canoni prestabiliti perché per me è la prima volta che il tecnico del suono non è presente, mi devo arrangiare e in qualche modo faremo anche questa sera. Mi attivo anche, oltre ai saluti a tutte le persone presenti, di Ascolto e Parola di Radio Alistair, do anche delle indicazioni cosa avverrà in questa radio sabato attraverso Elena Zuppin e la spesa consapevole, poi domenica con Dario, misticismo indiano di Osho, lunedì con Walter Pansini che ci parlerà di erboristeria, martedì con Ornella Bonetta che riprenderà il concetto del grande reset, la quarta rivoluzione industriale. Mercoledì alle 18:30, 19:30 Marco Bertali e alle 21 Massimo Cirani. Dopo queste indicazioni, io mi fermo con questo e parto con il tema di questa sera. Il tema erroneamente era stato lanciato come che avrei parlato di Feng Shui. Ma non sarà così questa sera. Questa sera parlerò il doppio. L'enigma del volto, uno, nessuno, 100.000. Un'esperienza artistica che io ho fatto e ho organizzato attraverso l'invito di 28 artisti e attraverso un tema, il tema proprio del doppio. Questo è il, eccolo qua, che all'epoca nel 2004 avevo fatto proprio a gennaio. E adesso inizierò a parlarvi di una cosa. Siccome il sottotitolo mi parla di uno, nessuno, 100.000, io vado e vi leggo una paginetta. Abbiate la pazienza di ascoltare. Mia moglie e il mio naso. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente. Le risposi, mi guardo qua dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: Credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende a me il naso? E mia moglie placidamente: Ma sì, caro. Guardatelo bene, ti pende verso destra. Avevo 28 anni e sempre fino allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui mi era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme. Che cioè sia da sciocchi, invanire per le proprie fattezze. A scoperta improvvisa e in attesa di quel difetto, perciò mi stizzì come un immediato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che se riposavo nelle certezze d'essere in tutto senza mende, me ne lavassi pure perché, come il naso mi pendeva verso destra, così che altro? Altro, altro. Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi. Le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e in altri difetti ancora. Eh sì, anche nelle mani, al dito mignolo e nelle gambe, no, storte, no. La destra un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio, un pochino. Vi ho letto l'inizio di Uno Nessuno 100.000 di Luigi Pirandello. Perché vi ho letto questo? Perché questo modo di procedere in cui all'età di 28 anni questo signore che si chiama Vitangelo Moscarda, Gengè per la moglie, è come fosse un colpo al cuore. Posso dire,
uno schiaffone, un qualche cosa che ti fa cambiare la tua presunzione dell'essere. Ed è interessantissimo questa faccenda. E uno dice, ma perché? Questo è, ha ereditato, è un banchiere, ha un buono status rispetto al tutto. Siamo però nella Sicilia di inizio secolo. Pirandello ancora non ha vinto il Nobel e quando ha scritto questo romanzo, ha iniziato a pubblicarlo nel 2009, attraverso delle riviste letterarie. La cosa è andata avanti per circa 16 anni, cioè fino al 1925. Cioè questo libricino, è costato all'autore un percorso come fosse un diario di vita, diremo. Ed è costato il concetto delle 100 maschere che ognuno di noi ha all'interno della quotidianità attuale. È stato un modo di cambiare il tipo di letteratura, anche se molti altri autori l'hanno fatto in quel periodo. Perché io vi parlo di questo? Perché vi cito un altro autore, 1300, in realtà 1275, Dante Alighieri. Il primo incipit dell'Inferno parla: in mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura e la retta via era finita. Ops. Bene. È il percorso che anch'io ho fatto verso i 45 anni in cui la mia vita aveva della scontentezza. Qualcosa non funzionava. In mezzo di cammin per me erano i 45, per Dante erano i 35. La commedia inizia nel 1300 e la vita media allora era attorno ai 70 anni. Pertanto è un sistema di iniziazione. Dante inizia e sale verso un colle, sale verso qualche cosa e trova le tre belve che lo fanno tornare indietro. Le tre belve che cosa sono in realtà? Tutto quello che ognuno di noi prova in vita e prova molte cose. Bene, io nel preparare quella mostra che poi vi parlerò, ho fatto uno schema. Lo schema, se si vede, è questo, in cui al centro l'umano maschile e femminile, perché vale per entrambi, o si sposta verso l'ascetismo, cioè verso lo spirito, o si sposta verso il materiale, il lusso, il denaro, o verso l'illusione, il gioco d'azzardo, donne, uomini, droga, oppure di se stesso, il doppio. Che cosa vuol dire tutto questo? Ognuno troverà una via di risoluzione di questa sua grande scontentezza. Allora, io in quel periodo lavoravo in teatro e ho avuto un'idea in cui attraverso la bellezza dovevo trovare la mia individuazione, si dice. Jung direbbe proprio questo, cercare il tuo esistere e in che direzione vuoi portarlo. Leggo una piccola indicazione. L'individuazione porta a far cadere le maschere e il sé, il principio trascendente che ci guida, ci spinge a vivere la vita piena, il nostro originale e unico destino personale. Questo è il punto di partenza. Ognuno lo trova a modo suo. Io ho cercato di trovarlo nell'arte e quel tipo di energia. Perché la mia difficoltà del sentire era tale che dovevo fare qualcosa. O vado da uno psicologo e faccio un'analisi, inizio, e che forse era la cosa più giusta, più immediata, ti porta verso una traccia di un certo tipo e la cosa si risolve. Mia moglie,
che è una psicologa, l'ho conosciuta e ha partecipato, tra l'altro, ad una di a questa performance. Ma è diventata mia moglie molto tempo dopo. Pertanto, ecco che il destino ha voluto che anche attraverso questo meccanismo trovassi un qualche cosa che mi dava una via, una direzione. Cosa facevo? Io ho chiamato i vari artisti che conoscevo, dal teatro ce ne sono molti, e pertanto ho incominciato ad esporre questo mio progetto. Il progetto parte da una foto di partenza. Eccola qua. Questo sono io. Una foto in cui nulla è di originale, perché io ho seguito delle indicazioni di Man Ray, in cui aveva fatto un autoscatto. Man Ray è un artista dada, diciamo, e nel 42 lui aveva già fatto un autoscatto in cui si vedeva questa, eccolo qua. Pertanto io mi sono rifatto al mondo dell'arte, ho copiato come nell'arte si copia, perché da lì parte poi lo stimolo per qualcosa di originale. Però solo i grandi lasciano un segno indelebile, un Picasso, un Fontana, cioè quelle persone che cambiano da così a colì, come si dice, cambiano il percorso dell'arte. Tutto il resto ci si rifà a quel punto di partenza e si va verso un'evoluzione personale, dove ognuno di noi trova una sua via. Io come artista sono un cantante lirico, non c'entro niente con questo mondo dell'arte, però mi sono dedicato anch'io a fare pittura, scultura, foto, e ho cercato nell'arte un mio modo di esprimermi. Non è pubblicità, ma è da questo punto di partenza che io ho trovato la forza di iniziare a chiedere agli artisti, consegnando questa foto, e gli ho detto: vi do questa energia, sto cercando questo, voi siete interessati a partecipare a questo grande gioco? L'unica cosa, sappiate, io non vi pago, la vostra partecipazione è gratuita, l'unica cosa che vi garantisco è che prima o dopo comunque verrà realizzata una mostra in cui tutto questo prenderà corpo. E soltanto con questa promessa le persone hanno accettato e hanno iniziato a partecipare, consegnandomi vari pezzi, ognuno nella sua arte. Il grosso problema è stato quando io alla fine, dopo aver contattato 28 artisti che hanno accettato questo gioco, ho dovuto in qualche modo non scegliere, perché nel momento in cui io sentivo l'energia di quell'artista, qualsiasi fosse lui, grande, piccolo, bravo, meno bravo, non mi interessava niente. Per me era il senso di partecipazione, e pertanto non è una mostra di arte in quanto tale, ma è una mostra in cui all'interno trova spazio pittori, scultori, incisori, stiliste di moda, scenografi. Pertanto è un insieme di tante cose che forse a qualcuno può anche non piacere. A me sono piaciute e ho organizzato questo tipo di mostra. Io vi presenterò alcune opere che ancora sono in possesso. Inizio subito da una cosa: questa foto e molte altre foto me l'ha fatta un amico che adesso non c'è più, già da molto tempo, che si chiama Ezio Cadel. Ezio Cadel era un fotografo, ma era anche un artista, un mio collega del coro. Vi racconto una cosa stranissima: quando Ezio, dopo aver fatto la mostra qualche anno dopo, a un certo momento è mancato, e noi la maggior parte l'abbiamo sentito un'ora prima di essere in recita. In quella recita c'è stata la sorpresa, perché
Un amico ti ha lasciato, un collega ti ha lasciato, cioè c'è il sistema del, come si dice? Cosa facciamo? Io mi ricordo che quando è stato annunciato al pubblico la morte di questo nostro collega e amico, noi abbiamo iniziato a cantare e molti di noi piangevano. E qui entriamo in un altro concetto, sul concetto di maschera neutra che un attore deve avere per poter reggere le mille maschere che deve recitare sul palcoscenico. Il problema delle maschere che ognuno di noi ha e che ognuno di noi deve in qualche modo eliminare il più possibile per cercare la propria vera faccia, non le 100.000 maschere che ognuno di noi ha. Anche perché se si continua nel mondo della maschera, il fine ultimo è la pazzia. Infatti molti artisti sono impazziti e molti artisti dicono: ah, ma sì, tanto è un artista. Si concede al mondo dell'arte il mondo della pazzia. Nella normalità il mondo della pazzia non è prevista. Ecco che seguire questo mondo dell'arte verso questa direzione implica anche uno sforzo, ed è quello che parlavo poc'anzi, di saper contenere non il sistema delle emozioni, che invece deve essere sempre vivo per dare energia a ciò che in quel momento si fa, in qualsiasi ambito, attore di prosa, attore di teatro lirico come per 40 anni ho fatto io. E tutto questo modo però sono espressioni di un sé che non è il mio. L'attore diventa un tramite e solo attraverso questo tramite l'attore può mantenere la sua centratura. Altrimenti anche lui, dopo aver interpretato 100.000 personaggi, non riconosce qual è la sua essenza. Questo era un po' il modo di pormi. Ora, io vi faccio solo un piccolo giro, ma questo lo faccio solo in onore ai tanti, come si dice, partecipanti a quel tipo di mostra. E allora parto subito con Roberto Barnaba, in cui mi ha fatto, ops, non si vede bene, alcune foto. Dopodiché, Ciro Gallo, un amico, un artista, il direttore di scena del teatro. Dopodiché, si vede molto male, ok, non sono bravo. Annalisa Birculin, un'artista, una carissima amica. Vediamo se questo si vede un po' meglio. Ok. Lui invece è Alessandro Tenaglia, un filosofo, uno scrittore, un musicista. Lui è Nevio Perez, uno scenografo. Lui è un dottore, si chiama Diego Collarini. Questo è un mio autoritratto e un'altra partecipazione. Qui siamo a Livio Zoppolato. E in questo ci rifacciamo alla comunicazione che ho fatto una quindicina di giorni fa. Oriana Mitri. Raffaella Buston, Parlami ancora. E poi altre persone che presenterò dopo. Allora, scusate, ho visto che non è molto chiaro la presentazione di questo. Allora, elenco anche gli altri. Ferruccio Bernini, Lorena Muttò, Luciano Celli,
un architetto, Renato Chicco, un orafo, Erika Chan, una stilista, Marina Kongs, un architetto, Erodia Elleri, Antonio Evangelista, Claudio Fuchs, Ciro Gallo, Aldo Micco, Edimilkovic, Doriana Mitri, Enzo Navarra, Nevio Perez, Franco Rosso, che poi ha fatto anche il Grande Manifesto, Barbara Stefani e Bruno Zoppolato. Sono tutti artisti che in qualche modo hanno partecipato, ognuno a modo suo. E qui c'era un bellissimo ritratto fatto all'interno di uno specchio in cui Barbara Stefani mi diceva: vedo solo ciò che conosco. E mi ha dato anche una da Siddhartha di Hermann Hesse, questo sorriso della maschera, questo sorriso dell'unità sopra il fluttuare delle forme, questo sorriso della contemporaneità sopra le migliaia di nascita e di morti. Bene, in questa carrellata, che non è stata perfetta e mi dispiace, perché molte di queste opere sono splendide, infatti ce le ho qui a casa. Mi scuso un attimo, anche Erodia Elleri e Antonio Evangelista sono due pittori che hanno fatto due splendide opere che non ho qui in presenza. Allora, torniamo al sistema del uno, nessuno e 100.000. In Pirandello, il naso, la scoperta del naso è come scoprire un vaso di Pandora. Cosa vuol dire? È come aver ricevuto un grosso colpo che mi fa cambiare anche di poco la mia direzione di quella vita e mi fa entrare in un'altra consapevolezza. Moscarda Vitangelo a un certo momento viene a sapere che la gente del posto non li amava molto, soprattutto dal padre in poi. Il figlio è figlio, il figlio ha semplicemente ereditato, il figlio non ha costruito nulla di suo di particolare, il padre l'ha costruito, ma questo costruire era abbinato al fatto della banca, al fatto dell'essere un po' usuraio. E pertanto davanti la gente si presenta in un modo, dietro ne parla in un altro. E questa è una cosa abbastanza particolare, abbastanza strana, ma è nella vita quotidiana di tutti noi. Allora, le maschere che noi abbiamo continuano ad essere per noi motivo di crescita? Allora andiamo a vedere una cosa che per me è molto interessante. Opla! Scusate, proprio oggi non va. Volevo mostrarvi delle opere di Mario Scarpati. Mario Scarpati, che un disegnatore, un orafo e un artista, fa un'opera di questo tipo, che è un'opera un po' alchemica, il diavolo che è in ognuno di noi. Fa l'abbinamento al potere, al denaro, al sesso. Fa l'abbinamento, eccoci qua, con tutti i sistemi esoterici di un certo tipo, fastidiosi. Il diavolo, l'essere il bene e il male, ci appartiene. Il concetto del doppio è insito in ognuno di noi e il saper accettare questo ci porta verso la direzione di accettare la vita. Altrimenti, se io voglio piacere a tutti, continuerò ad avere una maschera che è la maschera che mi porta ad essere benvoluto, ma non è il mio sentire, è un sentire che
Attraverso la cultura di crescita che parte dalla mia famiglia, che parte dai miei insegnanti, che parte da mia moglie, eccetera, cioè che parte nell'insieme delle persone e che a un certo momento ti portano verso una direzione. Ma il tuo daimon è un'altra cosa. Hillman, in questo testo, parla proprio del tuo diavolo. Il tuo diavolo ti porta dove tu devi andare. Non dove gli altri ti portano. E accettare il tuo diavolo vuol dire, in mezzo di cammini di nostra vita, trovare altre vie per trovare la tua realizzazione, non quella degli altri che vogliono che tu sia o che tu, in tutti i modi, sei arrivato a portare in quella direzione. Vi leggo anche un'altra cosa. Jung diceva: la donna verso i 40, l'uomo verso i 45, cerca altro, cerca la sua realizzazione. Io vi parlo anche di creatività e vi leggo sempre, citato da Jung, in Anima, il processo creativo, per quanto possiamo seguirlo, consiste nell'attivazione inconscia di un'immagine archetipa e nella elaborazione e dare forma a questa immagine trasformandola nell'opera finita, dandole forma artistica, la traduce nel linguaggio del presente e in questo modo fa sì che sia per noi possibile trovare la nostra via che ci porta alle più profonde sorgenti della vita. Qualcuno mi disse: ma chi non ha del sentire artistico, come può realizzare il suo daimon? Ognuno ha un suo daimon, ognuno una sua realizzazione e in quella realizzazione ognuno di noi troverà la propria via. C'è chi diventa una star, ma siamo sicuri che quella star sia contenta in quell'essere? Per qualcuno è contentissima perché ha prestigio, ha potere, ha denaro. Altri il denaro non ce l'hanno, il prestigio non ce l'hanno. E dove sta il problema? Ognuno segue la propria via. Ognuno, tra virgolette, potrei dire si accontenta. No, non è che si accontenta. Ognuno, come dice il Vangelo, usa ciò che gli è stato donato, ciò che gli è stato dato. E in quello che tu hai devi iniziare il resto del percorso della tua vita. Quando c'è un modo di dire, non mi ricordo in quale Vangelo, eccetera, in cui tu hai preparato la tua valigia, c'è chi la valigia l'ha pronta ma è vuota, c'è chi la valigia l'ha metà riempita, c'è chi la valigia l'ha riempita tutta. Ognuno di noi ha la sua valigia, il suo peso, il suo proporsi rispetto al proprio esistere e su questo esistere fonda tutto il sistema della sua vita e della sua realizzazione. Adesso in questo caso vi parlo anche di un'altra cosa. Questo tema che io ho iniziato a sviluppare una ventina d'anni fa mi entra dentro come fosse un serpente editoriale. Voi sapete che cos'è un serpente editoriale? Cioè, in editoria ci sono i libri gemelli. Che vuol dire, se quel libro ha successo, viene ripetuto. Harry Potter, ad esempio, infinito. Poi c'è il libro unico. Il libro unico ha una definizione di serpente editoriale, cioè un'infinita varietà dello stesso libro unico. Bene, anch'io nel mio mondo ho seguito questo. Dopo aver fatto questa performance 18 anni fa, ho iniziato a fotografare, ho iniziato prima a fare delle mostre da solo, poi con un carissimo amico con il quale abbiamo condiviso almeno 5 anni di esperienza in comune, Paolo Gasparini, che ho intervistato 15 giorni fa parlando della sua esperienza di Osho. Dopo le nostre vite artistiche si sono divise e ho seguito altri percorsi. E un paio d'anni fa, no, sono già tre, ormai siamo nel 22, ho fatto un altro tipo di tema che si chiama Uno di due,
L'enigma degli opposti. Alla fin fine era una variazione di questo, cioè questo tema mi rincorre da 20 anni. Nel frattempo il mio percorso evolutivo è stato, e io in questo momento sono contento della mia vita, però voglio ancora di più, cerco ancora il sistema della realizzazione, si dice, no? E vi leggo la presentazione che Lorena mi ha preparato. Da sempre subisco il fascino della poesia di Ovidio. Ovidio è stato uno tra i miei poeti preferiti. C'è una profondità nel suo sentire interiore che vorrei ritrovare nei miei lavori. Ovidio parla delle polarità opposte dentro di noi, umane, squisitamente umane. Negarle sarebbe già una resa. Bene. Nella fotografia il doppio, il contrasto, la fluidità dei due in uno può colpire molto l'osservatore perché non tocca solo gli occhi, l'immagine echeggia nell'anima. Gli opposti appartengono all'oceano sommerso che ci abita. Dobbiamo accoglierli entrambi con soavità, con rispetto e devozione, proprio come un funambolo che si piega di qua e di là per rimanere in piedi. Con dignità. Perché vi parlo di questo? Perché un gruppo di amici, Cantus o di Etamo, hanno fatto uno spettacolo nella Dance Project Festival nella quindicesima edizione, il 29 ottobre del 18, e in quel caso io ho allestito. Loro presentavano il Monteverdi come prima parte e un'opera moderna nella seconda. La cosa era interessante e io ho preparato a tema una mostra in cui ho messo all'interno molti dei miei percorsi fotografici. E adesso mi assento un attimo e dico, prendo il Carme 85. Di Gaio Valerio Catullo e dico odio e amo. Mi chiederai come faccio? Non so, ma lo sento succedere e mi tormento. Interessante. Il modo con cui io cerco di mettere all'interno del mondo artistico tutte le sfaccettature che esistono nell'arte, cioè sia nel fare pittura, sia nel fare scultura, sia nel fare video. Infatti mi sono dimenticato di aver detto anche che nella mostra di 18 anni fa ho fatto un video e Paolo Ravalico Cerri. Lui è un artista che fa video, un triestino, e in quell'occasione mi ha fatto cantare Sono uomo e pertanto il mondo del maschile e del femminile posto in musica. In quell'occasione, in quel video, io ho cantato all'interno di 3 ottave. Normalmente la mia voce, come tutto il medium della voce, è 2 ottave. Aver avuto, ed è la mia possibilità, di cantare anche in falsetto, in falsettone, mi ha permesso di passare in un'ottava che è tipica del soprano o del mezzosoprano. E pertanto, in questo modo, nel ruotare a 180 gradi, scoperto, cantando Io sono uomo in tutte le voci possibili. Questo perché? Perché la messa in discussione, come ho detto prima, va a 360 gradi. Gioco d'azzardo, donne, droga. Oppure di se stesso il doppio di se stesso, che cos'è? Sia mentale che fisico, che a tutti i livelli. Oppure l'ascetismo. E le foto che mi aveva fatto Ezio Kader, eccolo qua, il mondo del femminile, che è anche la fetta di femminile che è dentro di noi. Osho dice il 50% sei maschio e il 50% sei femmina. A livello psicologico, a livello maschile sei maschio, però all'interno di te esiste questo. C'è chi invece dice che ti basta il 30%. Quel essere altro da te nel mondo femminile ti permette
di andare incontro al mondo femminile. Io, in qualità di uomo, attraverso questa capacità, entro in sintonia col mondo femminile perché dentro di me è come uno specchio che si riflette. Vedo l'altro, il femminile esterno, e in qualche modo mi avvicino, perché altrimenti sono due mondi che difficilmente si possono capire se non c'è questa reciproca capacità dell'andare. Un'altra foto di Ezio, eccola qua, il mondo del potere. All'interno della corona in oro c'è il mondo femminile tutto vestito di bianco, pertanto un mondo idealizzato, tra l'altro. Oppure, eccolo qua, il mondo dell'altro da te. Oppure, ecco l'altro aspetto che era stato trattato, il mondo dell'ascetismo. Tutte queste foto vengono all'interno, del sistema teatrale, ovviamente. Gli infiniti personaggi che noi, abbiamo fatto, all'interno di questo, un amico fotografo che cosa fa? Ti ritrae. E prima o dopo quell'aspetto non resta solo una fotografia di ricordo, ma nel caso mio ho sfruttato quella fotografia per fare altri percorsi. Altre cose non saprei cosa dirvi, nel senso che ho già trattato tutti i temi che erano temi, fondamentali. La cosa adesso lascio alle vostre domande, se avete delle domande particolari, se avete qualche dubbio su qualche cosa, in questo percorso iniziatico, diciamo così. Bene, a voi la parola, ai presenti la parola. Grazie. Io con questo ho concluso la mia presentazione. So che il tema è particolare, so che si tratta qualcosa perché ognuno di noi le proprie maschere ce le ha e magari ha già fatto i conti o continua a fare i conti. Ognuno di noi prima o dopo entra dentro in questa difficoltà, ma è attraverso questa difficoltà che io cerco la rinascita, che io cerco la via per realizzare le mie aspirazioni di essere umano. Ecco, questo è il tema. Qualcuno ha qualche domanda? Buonasera, Buonasera. io volevo, ecco, volevo ricordare che appunto maschera in greco vuol dire persona e Certo. che appunto Jung fa la differenza fra la persona e il sé, quella unità eterna che è oltre la maschera, ecco. Forse l'arte ci mette di più in contatto con queste problematiche. Soprattutto il teatro, però viviamo in un mondo di bugie, un mondo falso dove la maschera predomina, che poi diventa il potere, vero? E che ci schiaccia quasi sempre. Allora, trovare il nostro nucleo originario è un po' lo scopo, però è una società che non consente molto questo. Ci lascia, diremmo, Sì, nella menzogna quasi signora sempre, non è Graziella, vero? lei ha ragione. Sì. Infatti questa mia presentazione in questa Ascolta e parola di Alistair voleva proprio mettere in evidenza il tempo di adesso. Il nostro tempo di adesso è un mondo di menzogna, al di là del pensiero di ognuno di noi, però è uno scontro titanico di menzogne. E in questo però la nostra vita prende pieghe diverse. Ecco che però noi, non solo attraverso l'arte, ma attraverso la vita nostra, dobbiamo cercare una via, non dico di redenzione, ma una via che ci salvi da questa totale menzogna, perché la menzogna adesso è troppo vicino a noi. Ha colpito i familiari, le sorelle, i fratelli, gli amici, cioè, ci obbliga in questo momento
a gettare la maschera e avere il contatto tra mente e cuore per far sì di andare oltre e se serve anche superare questo momento, io dico, sempre con cuore, non dico solo con la presunzione del nostro sapere, del nostro. Poi magari fra poco capiamo che abbiamo sbagliato tutto, può anche essere, nessuno ha la scienza e soprattutto la verità in tasca. Però questo tentativo di sapere che ognuno di noi la maschera ce l'ha attaccata e sta a noi sapere quanto quello che noi presentiamo è vera maschera o se è la vera essenza di ognuno di noi. Forse solo attraverso la conclusione della nostra vita, forse sapremo. Osho dice: nel momento in cui io muoio, spero di poter avere ancora la forza di ridere, per poter abbinare il senso di morte ed era il abbinare anche il senso di vita. Se io ho fatto i conti con la morte, vivo, altrimenti, come diceva Agamben, quando la morte bussa alla nostra porta, fate in modo che vi trovi ancora vivo e non già morto. Siamo già andati in un altro tema, ma il tema della verità è il tema. Noi, in questo mondo, che cosa ci facciamo? Quante maschere abbiamo ancora da provare per riuscire a trovare la propria via e la propria realizzazione? Grazie, Graziella. Mi ha dato un input per portare l'insieme verso un altro tema, che è un tema, tra l'altro, talmente attuale, ahimè. È sempre esistito, parliamoci chiaro, però lo sentiamo in un modo più pregnante in questo momento. Grazie. Sì, io vorrei ricordare che certe volte l'artista, l'attore si suicida, come per esempio è accaduto più volte, soprattutto agli imitatori, perché hanno perduto, non sapevano più chi erano, vero? E Certo. questo fa soffrire, ecco. Però magari in quel momento avrà capito. Ora, sto parlando di Noschese, ecco, forse l'avrà capito. Avevo in mente. Chissà, era un genio, però alla fine non ce l'ha fatta. Forse, Non solo chissà. gli imitatori, ma anche i comici. Sono nel mondo in cui fanno ridere gli altri, ma non riescono a ridere con il proprio cuore, perché applicano quel sistema che dicevo prima, in cui non mettono il proprio esistere, ma prendono l'esistere di tutti gli altri. E che deve essere un po' fatto così. Però se poi la via è solo quella, porta alla negazione di se stessi. Ed è questo il grosso problema. È Ci sono vero. altre domande? Va bene. Se non ci sono altre domande, io chiudo questa serata. Sperando di aver lasciato in ognuno di noi, anche se è andata come è andata, a livello tecnico sono molto scontento. Le registrazioni che ho fatto sono. Si vede che non sono esperto nel fare questo tipo di situazione. Però al di là di questo, spero che il messaggio sia un messaggio che è un messaggio sia di speranza che un messaggio con alcuni punti interrogativi. Che ognuno di noi magari sa di avere dentro di sé e che in qualche modo vengono tirati fuori. Il messaggio di speranza è che qualsiasi punto interrogativo, noi umani siamo qui apposta per risolverlo. Il famoso concetto non ci sono problemi, ci sono soluzioni, va in questa direzione, va nel senso della positività, nel tentare di risolvere qualsiasi problema che la vita ci mette davanti. Poi ci sono problemi enormi, grandissimi e problemi banali. Allora diamo e lasciamo la banalità alle piccole cose
che come tali si risolvono in brevissimo e diamo più importanza alle cose grandi della vita che tentiamo di risolvere nel migliore dei modi. Grazie a tutti, se non ci sono altre domande, io chiuderei la serata. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Sì, arrivederci. Grazie Pietro, grazie. Prego. Non ci sarà la sigla di chiusura e pertanto la sigla la faccio io. Buonanotte a tutti, buona serata a tutti e arrivederci. Adesso devo cercare come poter chiudere secondo i canoni che mi hanno insegnato.